Ciao, io sono di nuovo qui a Palestrina a fare un po' di divulgazione storica. Parliamo questa volta della seconda metà del 200. Siamo qui nelle splendide rovine di Rocca San Cesareo. Qui ci sono una serie di armamenti. Spiegherò come venivano fatti gli assalti, quali erano gli armamenti dei Milites della seconda metà del 200 in questa zona. Ovviamente chi la fa da padrone qui è il banco sulla maglia di ferro, una protezione incredibile che nasce già dai Celti e arriva praticamente fino al Rinascimento, fino all'arrivo delle armi da fuoco, ma in realtà fino a oggi, perché se ci pensate, il guanto che hanno avvolto i macellai e i pescivendoli sono piccoli anellini di ferro esattamente come la maglia di ferro che usavano nel 200. Mostrerò tutti i vari passaggi, l'ipotesi ricostruttiva di come potevano essere realizzate queste armature che a noi sembrano artigianali, sembrano una cosa molto, come posso dire, molto rustica, ma in realtà per l'epoca erano l'apice della tecnologia. E insieme alle armature, ovviamente anche le armi, ci saranno come sempre le spade, con le loro forme, le loro riproduzioni e soprattutto la fisica che c'è dietro. Tutta la conoscenza di questa tecnologia incredibile. E siccome qui a Palestrina sono all'interno di un percorso gastronomico, anzi in realtà proprio alla fine, qui si mangia il dolce, si parla anche un po' di come si stava a tavola nel Medioevo. E quindi una piccola carrellata di stoviglie, di modi di fare e soprattutto come ci si lavavano le mani a tavola. Perché lo scopo primario qui è fare divulgazione, di poter dire delle cose nuove, delle piccole curiosità e soprattutto di sfatare tanti miti che ci sono sul Medioevo. Vi aspetto a Palestrina.